Ieri mattina a Palermo, presso il lungomare della Bandita, cittadini, volontari e membri di diverse associazioni, tra cui Giovani in Movimento, aderendo alla campagna promossa dall'organizzazione Plastic Free, hanno preso parte all'evento di raccolta plastica e rifiuti diretto a sensibilizzare le persone non soltanto sulla pericolosità della plastica e sugli effetti drammatici del suo impatto ambientale, ma e soprattutto a far comprendere loro l'importanza che tale impatto ha sul mondo in cui viviamo. Sono state raccolte ingenti quantità di rifiuti, plastica e tanto tanto altro, e questo dovrebbe farci riflettere. Siamo noi stessi a distruggere ciò che ci circonda. Attraverso un impegno costante, cure e attenzioni, riusciremo sicuramente a preservare il pianeta da ulteriori e irreversibili danni. Ai nostri microfoni, Dario Scalia, referente Plastic Free Palermo, Alessio Castiglia e Samuele Morvillo, rispettivamente socio e presidente dell'Associazione Giovani in Movimento. Oggi andiamo a ripulire tutta questa parte del litorale che purtroppo è colpita da rifiuti che provengono dal mare e da rifiuti che vengono purtroppo scaricati dalla strada. Si prevede di raccogliere circa 3-4 tonnellate. Di tutto, carta, rifiuti speciali, rifiuti normali. La responsabilità in questo caso è di noi cittadini, che dobbiamo evitare questo scempio e questo degrado ambientale. Per questo possiamo iniziare a salvaguardare l'ambiente attraverso le iniziative di Plastic Free e non solo. Questo è il momento giusto. Si è sempre parlato di questi luoghi come luogo che ha subito gli stordicidi del sacco di Palermo. Parliamo di anni 70, 80, parte anche 90, di uno spazio di un luogo che è stato distrutto in quegli anni del progresso palermitano, diciamo. Però si parla di riqualificazione, eccetera, eccetera, ma qua andiamo a vedere degli stabilicidi, non degli anni 70, 80, 90, ma stabilicidi abbastanza recenti. E quello che mi viene da dire è se da tempo si parla che negli anni a decomposizione, attività naturalistiche, andranno a recuperare questo litorale nei prossimi anni, realmente continuiamo i cittadini e l'istituzione a non tutelare questa parte di spiaggia, neanche fra 100 anni.